oggi un nuovissimo video Get Ready With Me. Da quanto tempo non mi mettevo qui a truccarmi con voi parlando di quello che mi pare. Mi mancava proprio, volevo farlo in realtà tipo da 2 settimane questo Get Ready With Me. Però non ho mai avuto un momento libero che mi potessi mettere lì a truccare con calma. Anche perché ormai non mi truccavo molto, mi buttavo giusto un po' di ombretto a caso e via. Ma oggi voglio truccarmi perché vado a fare una braciolata a casa di Jose. E quindi ovviamente devo essere una figa. Così chissà se me la darà. Per me le vacanze sono finite. Cioè più che altro sono durate poco le mie vacanze, però non mi lamento. Mi sono subito rimessa a fare nuovi progetti e nuove cose, tra cui una cosa fighissima che a settembre vi dirò. E sono veramente emozionatissima. Voi che dite? State ancora in vacanza? Quando tornate a scuola? Dove siete stati de bello? Io sono stata a Montelago alla festa celtica, dove ho incontrato un sacco di voi. Infatti vi saluto tutti quelli che ho incontrato, tra cui Frantoio, solo che te capiamo di cosa si parla. Poi sono stata a Zurigo, come avete potuto ben vedere, fighissima a Zurigo. E poi niente, sono tornata a Roma. E poi penso mi farò un giorno a Mirabilandia e finirò lì le mie vacanze. Che in realtà vacanze non sono mai, perché il fatto di essere una youtuber incide sempre sulla vita di sempre. Sta lì a montare video, fa cose. Non so quanto sono inquietante con un sopracciglio sì e uno no. Vabbè, ultimamente il tempo a Roma è una merda. Cioè prima c'è il sole, poi inizia a diluviare e a grandinare. Tipo oggi vi mando delle clip. Incredibile, non esistono più le mezze stagioni, eh. Beh, comunque grazie a tutti, ho visto che vi ha fatto un sacco piacere la nuova canzone Osceno. Io sono felicissima di come sia andata e di quante persone mi inviano e mi taggino su Instagram nelle foto dei loro amici con i calzini bianchi con scritto Osceno. Ragazzi, fatelo sempre, io vi risponderò sempre con una faccina che vomita. Quindi andatela a riascoltare un'altra volta, vi lascio il link qua da qualche parte, perché è sempre bella la song Osceno. E se volete acquistare gli adesivi di Osceno, vi lascio il link giù nell'info box. Ah, poi volevo farvi vedere le mie unghie. Indovinate cosa c'è scritto. Stoppate il video, leggete e scrivetelo nei commenti. Ma non barate, ragazzi, io so che avete barato. Furfantelli. Adesso vorrei parlare di un po' di argomenti di YouTube, giusto per mettere un po' di carne alla brace. No, non è vero, giusto perché, boh, mi andrà a dire certe cose. Non parlerò della cosa di Riccardo e Dose, se non per dire perché non ci sono in mezzo io. Uffa, non sono mai in mezzo alle faide. Tutti ci sono stati questo giro in mezzo, tranne me. Bene, anzi, ma male, malissimo. Ragazzi, coinvolgetemi in qualche faida importante, per favore. Forse devo fare dei video scandalosi. Volevo chiarire delle cose. Molte volte mi dite: ma perché non racconti un po' più della tua vita? Vogliamo sapere di più. Allora mo vi illustrerò. Io vi ho sempre detto che chi se fa i cazzi suoi campa 100 anni. Ma non è vero, non l'ho mai detto, anche perché io sono la prima a non farmi i cazzi miei. Più che altro io su YouTube seguo delle persone che in realtà non seguo, però vedo i video, che magari non mi stanno neanche simpatiche, però raccontano i propri cazzi su YouTube e quindi io praticamente so tutta la loro vita, anche se non mi stanno simpatiche e non sono iscritta. Comunque a me non me ne frega niente, solo per fare un po' di gossip, no? E appunto perché non mi faccio i cazzi mia, io appunto so pure i cazzi di una persona che magari mi sta antipatica, che magari io non condivido cosa dice, che magari mi odia pure, capito? Cioè nel senso, una persona che io non dovrei sapere quelle cose di lei, perché appunto mi sta sulle palle, non so, cioè non me ne frega niente, però lo vedo. Vabbè, però io lo so, e io so tutta la sua vita perché l'ha messa sul web. Quindi io non voglio che la gente sa tutta la mia vita perché io lo faccio vedere a tutti. E mi dispiace perché lo so che alcuni di voi sono simpatici e tutto in buona fede, ma come io vedo i video dei cazzi loro, della gente che mi sta sul cazzo, anche la gente a cui io sto sul cazzo si vede i miei video e poi sa tutti i cazzi miei, insomma, no? Non mi pare carino. Io le cose mie le dico ai miei amici. Non so se è chiaro il concetto, non vorrei passare da stronza, vorrei solo farvi capire che io non mi faccio i cazzi miei, nessuno si fa i cazzi suoi, quindi meglio che i miei cazzi rimangano a me. E forse è anche per questo che non faccio faide, capito? Forse dovrei aprirmi di più, ma solo per una faida. Ora faccio uno story time, quella volta che uccisi un barbone, non è vero? Però magari se faccio finta posso inventarmi tutto e creare uno scandalo. Questo eyeliner è venuto Osceno, infatti lo levo e lo rifaccio. Poi vorrei lamentarmi di altre cose. Io non capisco la gente in giro. Io vedo un sacco di gente in giro con le magliette tipo dei Supreme false, ok? Cioè nel senso che si vede proprio che sono farzocche, perché hanno una scritta grossa così. Eppure io che non sono una super esperta di scarpe, che adesso non ho capito perché va di moda fare gli esperti tipo sui vestiti quelli super fighi, cioè
di Supreme, tutti i fomentini dei vestiti. Ok, bravo, sei un esperto di scarpe ora. Vabbè, comunque io non sono un'esperta di queste marche qua. Però comunque so che la maglietta Supreme è piccoletta, così col logo. E vedo quelli che vanno in giro con le magliette tipo della Fruit, con un logo così Supreme, grosso così, con quelle stampe tipo che luccicano, che si vede che l'hanno fatta dal cinese a 5 euro. Io mi chiedo, ma perché? Cioè, non nel senso perché te devi mettere una cosa de marca falsa, perché io posso capire che magari te piace un modello di un vestito di Fendi, ma ovviamente non ci vuoi spendere 2000 euro per una maglietta che ci assomiglia, no? Ma perché io devo mettermi una maglietta con un logo falso, che oltretutto non è neanche bello? Cioè, nel senso, insomma, se ci fosse scritto culo sarebbe lo stesso effetto. A me una maglietta del genere non mi piace. Cioè, ok, figa e tutto, però insomma è un loghetto. Visto che già sull'originale non è tutto sto che, fatta era pure fake, cioè veramente ridicola. Scusate ragazzi, se vestite Supreme falso, secondo me non ha senso. A questo punto diversi onestamente H&M, come fanno tutti, e fai sicuramente una figura migliore. Cioè, posso capire che adesso va di moda essere trap e tutto, ma basta con questa trap, ragazzi. Io non ne posso più, lo ammetto. Io l'anno scorso ero la prima ad ascoltarmi, ma adesso non se ne può più. Comunque prima la trap era una cosa screziata, un po' alternativa. Adesso tutti canzoni a discoteca, mettono Achille Lauro in discoteca. Ma perché? I ragazzini stupidi che la cantano. Ma insomma, no, adesso stanno uscendo 200.000 tizi tutti uguali, che dicono solo Rolex, fresco, fresco, sugo, ice, tutte queste cazzate, che fanno canzoni tutte uguali. Io non capisco come fate a distinguerli, sinceramente. Ovviamente non tutti, però se vai su Spotify a Trap Italia, metti casuale, sembra lo stesso tizio a ripetizione, ma in realtà è tutta gente diversa che se crede sto cazzo solo perché ha delle scarpe che costano 300 euro. Io vedo pure in giro i ragazzini con le scarpe da 300 euro che se la squattano. Guarda che non sei vestito bene solo perché le scarpe costose, soprattutto se quelle scarpe costose sono scene. Con 300 euro te ce piavi altre scarpe, magari anche meno costose ma decisamente più carine. Queste scarpe nuove che vanno di moda, io non capisco, sono scene. Basta, mi sto inalberando. Ma non sono un albero. Secondo me l'unico trapparolo trapper young signorino, perché diciamo young signorino, ha fatto lo stesso procedimento della Dark Polo Gang. Ma la gente è stupida e neanche se ne rende conto. Mo è uscito young signorino, ma io, sapete, io me l'ascolto tipo da 2 anni. Faceva una cifra di canzoni una dopo l'altra, tipo l'anno scorso, non mi ricordo, 2 anni fa, sicuramente un anno fa. E praticamente nessuno se lo inculava, però, no? Adesso che ovviamente è diventato famoso, tutti a insultarlo, tutti a dirgli che è un coglione e così. Ma perché? Cioè, io non capisco questa cosa di insultare solo perché una cosa è diversa. Tipo anche la Dark Polo Gang, no? Prima tutti li insultavano, ma senza senso. Io non capisco perché. Il fatto che una cosa non ti piace non ti autorizza a insultare a morte. Ma poi, nel senso, è davvero così terribile? È davvero così terribile le canzoni di Young Signorino? Erano davvero così terribili le canzoni della Dark? L'anno scorso tutti a pia per culo la Dark, tutti a fanculizzare. E adesso guardateli, tutti parlano come loro, sono gli idoli delle masse, gli idoli dei tredicenni ribelli. È proprio vero che chi disprezza compra. E io non capisco questa paura della diversità. Ogni cosa nuova è un insulto. Raga, statevi calmi, perché se una cosa non vi piace, levate e va. Perché stare lì? Ma più che altro, perché insultare? Allora, come io ho detto prima, anch'io mi vedo i video di quelli che odio, no? Perché chi disprezza compra. Però io non gli vado a scrivere: ma che cazzo dici, stai zitto. Perché non me ne frega niente di insultarlo. Mi faccio solo i cazzi suoi e me ne vado. Perché devo insultare, che poi passo io dalla parte del torto? Cioè, perché alla fine tu lo insulti, ma intanto lo stai a guardare. Cioè, la cosa è che le persone pensano di essere veramente i migliori, che solo loro hanno voce in capitolo. Sapete quante volte io ho dovuto litigare con la gente per strada che mi diceva: oh, Lilli meraviglia. E io dovevo rispondere e mettermi a spiegare che loro erano dei coglioni. Vado a fare la piazza. Comunque non è piacevole beccare caricafoni coatti di Roma che te vengono a dire: ma perché te si accollano? Cioè, nel senso che non sono miei fan, sono solo persone che mi hanno visto, cioè non mi seguono realmente, vogliono solo la foto per prendermi per il culo. E io in quel caso gli dico no. Quando arrivano e mi dicono: ma te sei quella dell'accendino? Gli dico: sei svegliato mo, caro. Io non so perché sono così arrabbiata in questo get, ma non sono arrabbiata, sto solo puntualizzando, sto dicendo che dovete darvi una calmata. E quando chiamate stupido qualcuno, i primi stupidi siete voi che gli date
ricorda. Ah, comunque ho ricomprato una piastra e guardate, questa fa fare luci, perché tipo non so se avete visto nel video Aul, ma mi si è rotta la piastra, anzi ma lei mi ha rotto la piastra, ma insomma l'ho ricomprata. Che capelli mi faccio, i godini, dai, non vedo l'ora di fare sta braciolata. Mi sono un po' triggerata che io ho fatto il video in cui sono stata a Zurigo, tutto il video vlog montato bene, bellissimo, le musiche, ci ho messo 5 anni, tipo nessuno se l'è inculato. Per una volta mi ero veramente impegnata a montare un video e nessuno l'ha guardato. Poi pubblico un video ASMR inutile, 500.000 visualizzazioni. Lo sapete che mi fa piacere, però cioè che palle, ogni volta che mi impegno seriamente in qualcosa nessuno se lo incula. Quindi vi prego, dopo questo video andate a vedere quel vlog della Svizzera, che è molto carino e fa ridere. E voglio ringraziare ancora il supporto che mi state dando per Osceno, perché appunto, come vi ho già detto prima, sono felicissima del risultato e vi sia piaciuto. Comunque ve l'ho detto che i discorsi che sto facendo prima, mi sono voluta distaccare totalmente dalle tendenze del momento, però devo dire che vi è piaciuto e quindi sono molto molto contenta. Devo ancora salvarlo questo mondo osceno. Io mo sto lavorando a una cosa fighissima, appunto, che ci sarà a settembre, che spero veramente che mi supportiate molto, perché è una cosa veramente figa, che sto organizzando tutto da sola. Tutto da sola, con l'aiuto di nessuno. Devo fare 200.000 cose in un mese, ma ce la farò, dai, ce la farò. Qui c'è Alaska, che voi la vedete nei video così simpatica, ma in realtà è una stronza morditrice. Dai, scherzo Alaska, però sei un po' una stronzetta. Saluta i pons. Guardate quanto è cresciuta, è gigante ormai, sei una signora. Una signora gata. Questo è il mio look, niente di che, ma insomma, per una braciolata ci sta. Spero di non avervi annoiato con tutti questi discorsi un po' strani. Fatemi sapere cosa ne pensate, voglio leggere i vostri commenti in cui mi dite cosa ne pensate. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao.